metti una sera d'estate a dialogare di Mauro Giuliani, ascoltare la sua musica riarrangiata dai maestri Antonino Maddonni alla chitarra e Giuseppe Di Lido al flauto, degustare le eccellenze gastronomiche del territorio. Un putpurri così come era nelle intenzioni degli organizzatori a Bisceglie per celebrare uno dei musicisti più celebri dell'Ottocento che tanto lustro ha dato alla città e che da queste parti vorrebbero innalzare ad icona. Io credo che sia il primo passo affinché Bisceglie diventi, e questo è un po' un sogno comune di tutta la città, lo si vede dalla partecipazione che questa iniziativa sta già avendo, e è il primo passo perché Bisceglie possa diventare la città della chitarra, e credo che sia diciamo questo un piccolo momento per iniziare un percorso che ci potrebbe portare, se tutti insieme lavoriamo comunemente, privato, pubblico e singoli cittadini, a realizzare un percorso di crescita comune, culturale, sociale e sostenibile. Putpurri, digressioni su Mauro Giuliani, è stato ospitato nelle antiche segherie Mastro Totaro, luogo dove i maestri Maddoni e Di Lido hanno inciso i brani del loro ultimo lavoro discografico, una selezione di brani dedicata al lirismo di Mauro Giuliani, prodotto dall'etichetta Digressione Music di Molfetta. Ed è stata la volontà dei musicisti, grazie anche all'impegno della GB Ferrara, a scegliere le antiche segherie, una vera e propria casa della cultura bicegliese, come luogo dove ricordare Giuliani. Questa location che dal 1956 la mia famiglia ha avuto modo di calpestarla lavorando imprenditorialmente, l'ha messa a disposizione per questi eventi culturali.